I poeti rumeni ai tempi di Ceausescu, diceva Liliana, codificavano la loro opposizione ai despoti in questo modo. Siccome mancava il gas e avevano freddo, come tutti, non dovevano fare altro che scrivere «Che freddo che fa!», tanto freddo, e i loro lettori capivano esattamente cosa volevano dire. Nessuno finì in galera per una cosa del genere. Liliana, nel cuore della notte, scriveva le poesie indossando i guanti. «Io mi sa che me li tolgo, qui si gela». Un ghiacciaio mi schiaccia il cuore. A quei tempi il mio spirito, un'ape, il mondo, un gigantesco ronzio che sbavava dolcezza, dolce da scoppiare, amore davanti, amore sotto di me, ma soprattutto l'estasi contraria mi rimbalzava dentro, lo sterile fracasso che l'amore alla fine fa mentre s'avvia al silenzio. Completamente essere distrutta nel regno dei fiori, completamente fradicia, trafitta in un vuoto di pace, senza ricordare carezza esterna o tenera occhiata. È così che succede, scontrandosi con l'essenza senza volto del cuore. Non ci sono contorni, solo un invisibile carminio, solo l'affollato braille di un'impavida premonizione che porge goffa l'altra guancia. Queste erano due poesie di Tess Gallagher, tratte dalla raccolta Viole Nere, pubblicata da Einaudi nel 2014. Tess Gallagher è nata nel 1943, è una poetessa e scrittrice americana. Ha studiato scrittura creativa all'Università di Washington sotto la guida di Theodore Röttke e successivamente di Nelson Bunkley. Nel 1984 ha pubblicato la raccolta Willingly, Volentieri, che contiene poesie dedicate al suo terzo marito, lo scrittore Raymond Carver, e a lui ispirate. Carver l'aveva in precedenza incoraggiata a scrivere alcuni brevi racconti, alcuni dei quali furono raccolti nel volume The Lover of Horses, L'amante di cavalli, pubblicato nel 1987. Nel 2014 Einaudi pubblica Viole Nere, raccolta di poesie e racconti. Buon intervallo a tutti da Antonio Sixti.